Gentili telespettatori, buonasera, stadio comunale Capozza di Casarano. Derbissimo di Coppa Italia VIP tra il Casarano e il Lecce, entrambe al debutto ufficiale per la stagione 91-92. Una partita attesissima, visto che è la prima volta che le due formazioni si scontrano in una gara ufficiale nella storia delle due società. L'obiettivo ovviamente è quello di superare il turno per affrontare il Verona di Eugenio Fascetti. Calcio d'inizio che avete visto è stato fischiato dall'arbitro signor Fucci, che dirige questo incontro, l'arbitro Fucci di Salerno. Il Lecce, dopo la retrocessione in Serie B, riparte da Albertino Bigon con una squadra rivoluzionata da Iurlano e da Cataldo. Ci sono molti volti nuovi nella formazione giallorossa, ricordiamo Biondo, Maini, Battara, Ceramicola, Notari Stefano, Cinello e Baldieri. Non ci sono più invece Masigno, Garzia e Monaco. Il Lecce è reduce dal 6-2 ottenuto sul Monopoli nella gara amichevole, una gara che ha visto capitan Benedetti in primo piano con ben 4 reti. Si affida naturalmente per questa rinascita anche alla vecchia guardia, e cioè a Pasculli, Alejnikov, Baldieri e Cinello, che sono giocatori nuovi ma certamente molto esperti. Il Casarano è alla sua seconda esperienza nella Coppa Italia VIP. 7 anni fa con Lamberto Giorgis giocò, ricorderete, con l'Ascoli e fu 0-0 al Capozza, e poi a Verona dove subì un 5-0 contro la formazione allenata allora da Osvaldo Bagnoli, che proprio quell'anno avrebbe poi vinto lo scudetto. Il Casarano parte per un campionato di vertice dopo i molti arrivi e le molte partenze. I nuovi volti sono 8, e cioè Bozzia, Bruno, Alessandro De Solda, quindi Di Rosa, Pani, Schio, Zian e Mazzeo. Sono partiti invece in 7, ricordiamo Grilli, Gridelli, Cusatis, Dondoni, Palmisano, De Angelis e Mazzarano. Quindi praticamente nelle mani di Gianni Balugani c'è una squadra molto rinnovata. Il derby ha vissuto la sua vigilia con uno scambio di affettuose battute tra presidenti. Filograna ha invitato Iurlano definendolo dirigente di straordinaria abilità, e dando il benvenuto agli amici leccesi ha richiamato il pubblico alla massima lealtà sportiva, ad una festa di sport. Iurlano ha detto che al di là di questo derby si affrontano due realtà calcistiche nazionali del Salento. Ha definito Filograna un uomo simbolo di questa terra. Scambio di cortesie e di inviti anche tra i due sindaci. Ferilli, sindaco di Casarano, ha invitato Corvaglia, sindaco di Lecce, alla partita, dando il benvenuto dell'amministrazione comunale all'Unione Sportiva Lecce e ai tifosi leccesi. Assistono a questo incontro circa 7.000 spettatori. Vi dicevo, l'arbitro è Fucci di Salerno. Intanto vediamo un attacco del Casarano con un fallo su Pani, che è rimasto a terra. Vedete l'arbitro che ha qualcosa da dire ai giocatori del Lecce. Il pallone fuori area. Ottimo l'intervento di Di Baia, che carpisce palla all'avversario, scatta il Casarano in avanti, Di Baia per Mazzeo, c'è il tiro in diagonale sul fondo. Tifosi che gremiscono la curva nord. Prima occasione di questa partita sul piede di Mazzeo, con il tiro che avete visto, un diagonale che è terminato però ampiamente sul fondo. E il Lecce può ripartire, ecco il pallone che viene pilotato da Carannante, quindi Marino. Un lungo lancio di Marino in avanti, c'è il colpo di testa di Ecco Baldieri, buono il suo dribbling, viene attaccato da Bozzia che riesce a togliergli la palla, ma poi recupera in seconda battuta Moriero, che ha tentato di andarsene sul fondo per effettuare un cross. Il pallone gli è stato messo in falo laterale. La rimessa con le mani è di Conte. Ecco Baldieri che ancora si porta sul fondo, effettua il cross con il suo piede sbagliato, cioè il destro, infatti sbaglia la mira, avete visto, e il pallone termina nella curva sud, che è gremita di tifosi leccesi, come potrete vedere.
e il pallone intanto non viene restituito. Vedete Ioannoni che aspetta appunto la restituzione del pallone. Ioannoni nello scorso campionato fu acquistato dal Caserano dopo il grave infortunio di cui fu vittima Pinna ed è rimasto praticamente come numero 12 per gran parte del campionato. E quest'anno in questa partita esordisce come titolare. Intanto vediamo che il Lecce, anzi si trattava di Moriero in ripiegamento difensivo. La sfera è terminata sul fondo ed ecco Battara inquadrato che sta per effettuare la rimessa in gioco. Parte il pallone di Battara sulla tre quarti. Baldieri e Pasculli che si scambiano la sfera con dei colpi di testa, poi Benedetti, ecco Toti, Di Baia in posizione di tiro, riceve il pallone, gran botta di destro, deviata dalla barriera, poi c'è l'uscita di Battara su Mazzeo e pallone ribattuto in calcio d'angolo, ecco Mazzeo dalla bandierina, gran movimento di giocatori in area di rigore, Mazzeo. Parte il corner in aria, colpo di testa di Di Rosa sul fondo, schiacciata di... Ma Mazzeo passa indietro al portiere Ioannoni. Intervento di Biondo, in gioco pericoloso sulla testa praticamente di Berardi. Ecco il calcio di punizione che Caserano sta per battere. Toti, c'è il tocco per De Solda, gran destro, ribatte Battara e traversa clamorosa di Di Baia, clamorosa traversa di Di Baia a portiere battuto.